cercare sempre e comunque la vittoria, anche se si va sotto per due volte, anche se non si è nella condizione migliore per farlo, anche quando il pareggio già potrebbe essere un successo. Si chiama mentalità vincente e sembra essere la vera forza di un orfaninghese che ieri, nonostante una formazione ulteriormente rimaneggiata per le assenze, ha fatto suo anche il derby con la Soresinese per 3-2, agganciando la Paulese al secondo posto. Dal canto loro i rossoblù, che per larghi tratti hanno mostrato giocate davvero pregevoli, trainati dal terzetto Amiri Piacentini Santos, in difesa hanno mostrato troppe insicurezze. Purtroppo non è un caso che il reparto sia il peggiore del girone, con 10 reti incassate, al pari di San Donatese e Montanese. Serve più solidità e forse nell'insieme più coraggio nei momenti cruciali. Ad Offanengo la squadra di Maia parte senza alcun timore reverenziale, mentre i padroni di casa sembrano aver smarrito la consueta aggressività. Il centrocampo fatica a carburare e diventa subito terra di conquista. Come in occasione dell'azione che sblocca il match, partita proprio da un pallone perso sulla mediana. Siamo all'ottavo ed Amiri può così involarsi sulla fascia sinistra, resistere alla carica di Barbaglio ed entrare in area dove trova Rizzetti ed un contatto che per l'arbitro è da rigore. Sul dischetto si presenta Piacentini che con grande eleganza dà a Bianchi il suo primo dispiacere in giallo-rosso. La squadra di Della Giovanna accusa il colpo e per imbastire una reazione impiega una decina di minuti. Michele Marchesini in becca Turco, che però gira troppo debolmente in direzione di Buonaiuto. Forte del vantaggio invece la Soresinese riparte che è un piacere, trovando quasi sempre sbocchi sulla corsia di sinistra. Poco prima della mezz'ora ancora Piacentini pennella per Marco Gallarini, che viene però stoppato dalla bandierina del guardalinee. Ancora due occasioni ravvicinate per il rossoblù che potevano essere sfruttate meglio. La prima vede protagonisti Amiri e Santos, la seconda Piacentini, con un altro bello spunto per Santos, intercettato da Bianchi e neutralizzato in due tempi. Contro lo fanenghese, tuttavia, non ci si possono permettere troppi errori, chiedere per conferma a Luisiana e Castelleone. E infatti i giallorossi, prima del riposo, rimettono il match in parità. Siamo al 37esimo. Rinvio di Bianchi oltre la metà campo, sfera che dopo un paio di rimpalli arriva da sinistra alla El Haddad, che viene facciato al limite da Migliorati. La punizione è un invito a nozze per Polonini, che fa 1-1. Il pari galvanizza i giallorossi, che sfiorano subito il raddoppio. El Haddad lavora un ottimo pallone per Alessandrini, che chiama buon aiuto ad una grande respinta. Sulla ribattuta, Turco colpisce al volo, ma Roche sulla traiettoria e la chance sfuma. Così come sfuma poco dopo, causa un controllo infelice, l'occasione di El Haddad al limite dell'area piccola. La fase iniziale della ripresa, nonostante l'offanenghese appaia più decisa, ricalca quella del primo tempo. Lancio di Cadenazzi intercettato da difensore giallorosso e deviato sulla testa di Gallarini, che rovescia su Piacentini lanciato a destra. Il numero 10 ipnotizza tre difensori giallorossi e mette in mezzo. Polonini prolunga involontariamente per Santos, che in tuffo insacca al 20esimo il 2-1. Per qualcuno questo sarebbe già il colpo del KO, tanto che lo stesso Santos una manciata di minuti dopo potrebbe addirittura chiudere i conti. Ma da qui in poi, se Maia sceglie di togliere Amiri per inserire un difensore, Gozzini, lo fanenghese invece dimostra ancora una volta di non essere per caso nei quartieri alti della classifica. Al 32esimo Spinelli sorprende la difesa rossoblù con un lancio lungo per Turco, che conclude alle spalle di Buonaiuto uscito a vuoto, ma manda sulla traversa. La ribattuta del legno è tutta in favore di El Haddad, che realizza il 2-2. I padroni di casa non si accontentano e si sfiorano la vittoria in modo rocambolesco al 34esimo e al 36esimo, che poi la trovano limpidamente tra gli applausi. Azione da manuale sulla sinistra, Polonini, Spinelli e Marchesini, con il numero 10 giallorosso a pennellare per la testa di Alessandrini, lasciato troppo libero di colpire. Il centravanti dello fanenghese, già autore del gol con la Louisiana, mette il suo sigillo anche nel derby con la Soresinese, che poi chiude in 10 per l'espulsione di Maiocchi al secondo giallo. Per il gruppo di mister Della Giovanna è quinto successo consecutivo, miglior attacco del girone e un avvertimento alla Paulese in vista dello scontro diretto di domenica. Per i ragazzi di Soresina, ora attesi da altri due derby, con Louisiana e Castelleone, un altro stop onorevole ma amaro, in cui i rimpianti sono nuovamente troppi.